Anna, potresti passare a prendermi? Non lo so. Poco prima di Lucca. Nessun problema. Ok, va bene. Ti chiamo dopo. Sì, grazie. Grazie. Giornalista? Già. Ho lavorato in una pizzeria a Gelsenkirchen. Ah, sì. E perché è tornato? Perché gli italiani ritornano. Mamma, pasta e l'amore. Mi chiami appena è pronta. Certamente. La ringrazio. Scusi, mi scusi. Purtroppo ho la macchina rotta. Lei per caso va a Lucca? Ci vado ogni giorno a Lucca. Ah. Ciao, Joanna. Finalmente sono in macchina. Sì. Mi perdoni, può abbassare un po' la musica? Preferisce quella classica? Grazie. Eccomi, sono da te. Joanna? Pronto? Baby, non hai problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascolta. È qui in ferie? No, magari. Baby, habibi. Habibi. Habibi, 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 habibi. Grazie. Se dovessi avere bisogno. Sono superstiziosa e spero di no. Ora devo proprio andare. Grazie di tutto. Grazie. Accidenti. Sei in ottima forma. Grazie. Ma adesso racconta, perché sei qui? Per amore? Guarda. Scattata poco prima che mia madre morisse. Come sta tuo padre? Adesso un po' meglio. Fa lunghe passeggiate. Che mi dici di te? 4 settimane fa ho sistemato la camera di mia madre. Ho trovato nascosto nella sua scrivania questo biglietto. Una carta d'imbarco di tua madre. Sì, ma è proprio per oggi. Sono andata all'agenzia per il rimborso, ma niente da fare. E l'agente di viaggio mi ha spiegato che mia madre veniva qui ogni anno. E da ben 25 anni. Prego, signore. Ecco. Perfetto. Grazie. Ecco qui. Grazie. A voi. Capito, 25 anni. E sempre l'ultima settimana di settembre. E sempre qui a Lucca? Sì, al Villa Borghese. E il motivo? Stanza 23. E ora tu che farai? Busso e basta. Thank you.
Sì, prego, chi è? Sì? Chi è lei? Posso aiutarla in qualche modo? Forse. Io sono Laura Hansen, la figlia di Gloria. Posso entrare? Certo. I suoi fiori preferiti. Cosa è successo a Gloria? Mia madre non verrà più. 6 mesi fa ha avuto un incidente. È morta sul colpo. Mi perdoni. Non può essere vero. Gloria. Posso farle una domanda? Fino a poco tempo fa eravamo una famiglia normale. Mia madre, mio padre e io. Anch'io sono sposato. Una storiella per anni? O era vero amore? Mia madre le ha parlato di me. Che cosa le ha detto? So che lavora come giornalista nella moda. Lei si è laureata in giornalismo e Gloria non era presente alla discussione della tesi. Sì, nonostante l'avesse promesso. Ci siamo raccontati tutto, ogni anno. All'inizio fu solo il desiderio, l'entusiasmo di incontrarsi ogni anno, nello stesso posto, nella stessa città, stessa ora. Quindi mia madre ha mentito a me e a mio padre per 25 anni. E da 25 anni lei tradisce sua moglie. Non volevamo rovinare tutto. Posso invitarla a cena? Avrei ancora un paio di domande. No. La inviterò io. Ma ora potrei restare un po' da solo, per favore. Dice che non conosceva mia madre da più tempo. Diciamo all'incirca da 36 anni. È del tutto insensato. Questa sera ogni cosa è insensata. Gloria me l'avrebbe detto. La conosceva da più tempo. Io ero a Düsseldorf per la settimana della moda. Quando? Non lo ricordo più. Io ho 35 anni. Poi noi ci siamo rivisti, Ben. 10 anni dopo, a Monaco. Cantava nel flauto magico, era Papagena. E se le chiedessi un test di paternità? Questo è assurdo. L'idea la spaventa, forse? No. Vede, il nostro primo incontro fu molto romantico, ma assolutamente platonico. E le vorrei dire solo una cosa. Che in effetti valeva per Gloria. Non ho mai messo in discussione il mio matrimonio. Mi scusi, torno subito da lei. Sì, sì, sì.
signore mio. Che ne pensi di lui? In realtà è simpatico. Sapeva tutto di me. L'intervento di appendicite, le mie prime pene d'amore. Mia madre gli ha raccontato ogni cosa. Ma non è bello che sia stata molto più che una squallida avventura del weekend? Già. Se non fosse che ora non so chi era mia madre. Guarda che visino, non ho mai visto niente di più bello, davvero. Sì, è tutto il padre. E saluta Marianna per me. Certo. Ci vediamo. Ciao. Salve. Salve. Beh, la sua macchina? Ah, sì, la riprendo oggi pomeriggio. Posso accompagnarla? No, grazie, non serve. Almeno posso invitarla a prendere un buon caffè? Un'altra volta, magari. Per noi italiani questo è un sì. Io sono di Monaco. Vicino all'Italia. Non mi ha ancora detto come mai lei è qui. Sto scrivendo un articolo sulla moda. Precisamente sul Made in Italy. Oltre alla moda italiana, apprezza anche il cibo. Questo sarebbe un invito? Sa, mia madre è una cuoca provetta, non mi farei sfuggire l'occasione. Ma non ci conosciamo. Gustosi calamaretti freschi, con carote al vino bianco e carpaccio di tonno, con contorno di sardine e capperi, il tutto condito con il nostro olio. Sembra ottimo. Polletto al limone? Con asparagi? Cucinati con patate novelle e rosmarino fresco. Le anticipo anche i dolci? Lei prema qui, o sì, o sì. Bel posto. Tu non capisci, Angela. Tu mi tradisci. Laura, salve. Salve. Temevo di non rivederla. Bel vestito. Oh, grazie. Papà, lei è Laura.
Emanuele, mio padre. Io... Salve. Piacere. Devo confessarle. Cosa? Che non le ho detto tutto. Cioè? Papà oggi compie gli anni. No. Sì. Ma se gliel'avessi detto prima non sarebbe venuta. Esatto. Allora, tanti auguri. Grazie. Mi sono perso qualcosa. Noi ci conosciamo? Sul serio? Forse non ti ricordi, ma... ti avevo raccontato di quell'amico d'affari di Monaco. Ah, il proprietario di quella banca. E Laura è sua figlia. Davvero? Incredibile. Le si è fermata l'auto e l'ho conosciuta alla stazione di servizio. Sì. Che coincidenza. Posso offrirle da bere? Devo tornare un attimo in macchina. Dove vi raggiungo? Ok, la festa è in giardino. Mm-hmm. Nel caso si perdesse, urli pure. Grazie. Bene, l'aspetto. Laura! Suo padre è titolare di una banca a Monaco. Ma se è un insegnante in pensione? Sì, sì, sarà pure così, ma per oggi possiede una banca tutta sua. Perché? Perché prima così ho detto ad Alessandro e ho rapporti professionali con lui. Ci conosciamo da tempo. Lei è mio padre? In banca non insegna. Mi raccomando. Ciao, mamma. Amore mio. Buonasera. Buonasera. Elisa, vorrei presentarti Laura... Hansen. È un piacere. È la figlia di un amico d'affari di papà. Sono di Monaco. Mi scusi, purtroppo non conosco tutti gli amici d'affari di mio marito. Ovviamente no. Alessandro, posso parlarti un attimo? Sì, certo, arrivo. Laura è una giornalista e sta scrivendo un articolo sulla moda italiana. Più precisamente sul Made in Italy e sullo sfruttamento illegale della manodopera. Allora deve andare a Prato. Lì il Made in Italy è prodotto da più di 30.000 cinesi. È uno dei temi dell'articolo. Dovrà farci un salto. Ma adesso venga pure con me. Lei si intende di moda. Ha un vestito bellissimo. Grazie. Preferisce guidare gli studenti di storia dell'arte a un destino di disoccupazione accademica. Sì, purtroppo. Cosa c'è? Cosa c'è? L'hai portata tu qui? Al mio compleanno? Sì, l'ho invitata io, certo. Perché? Come perché? Lei ha fatto qualche strana allusione. Ma di che tipo? È una donna fantastica. Credo si debba far così. Quando non sai cosa rispondere, forse è meglio temporeggiare. E da quando? Dal 1910, un lanificio. Ah, abiti? Sì, da uomo. È stato fondato dal mio bisnonno. Da quelli di giudica. E allora che ne pensi? Si fermerà a dormire qui? A me non l'ha chiesto nessuno. Almeno ora conoscerò meglio i tuoi affari privati nelle banche di Monaco. Com'è il suo cognome? Hansen. Ah, sì, lo stesso di quel tuo investimento nell'editoria. Ne ha parlato lei? Tra una chiacchierata e l'altra. Alessandro la conosce solo da 2 giorni. E allora noi due ci siamo innamorati durante una sola notte. Certo, tanti anni fa. E perché giornalismo? Sono curiosa per natura. Perché non in banca come suo padre? Perché avvocato avendo un padre attivo nel mondo della moda? Che profumo. Pollice verde di mamma. Chiuda gli occhi. Cos'è questo? Non saprei. Ortica. Cosa? No.
Prezzemolo cinese. Il rimedio di mia nonna per l'intestino irritabile, per l'insonnia e... non è quello che pensa. Ma? Per il mal di ossa. E per la delusione di una figlia? C'è qualcosa. Perché? Lei è mai stato deluso da sua madre? No. Meglio così. Perché? Lasci stare. Le piace il gruppo? Tra 2 settimane fanno un concerto a Lucca. Potrei trovare 2 biglietti. Ovviamente, sempre che il suo amico, o suo marito, o un compagno non abbia nulla in contrario. No. Tempo fa stavo con un uomo sposato. Facevamo dei progetti. Poi sua moglie è rimasta incinta e lui ha optato per la famiglia. Vino? Certo. No, basta! È solo un altro bicchiere, è solo uno. Basta. Fino alla stanza degli ospiti non controlliamo il tasso alcolemico. Che mi dice dei gradini alti così? Ho una bella notizia. Sono anche laureato in trasporto sulle spalle con lode. E se anche le credessi sulla parola, me lo dimostrerebbe comunque. Possibile. Impossibile. Buonanotte. Grazie per la bella serata. Buonanotte. Mi ritiro nella mia stanza. Cosa vuole fare? Rovinare il mio matrimonio? Io? No! Non dirò niente. Anche solo per Elisa. Lei mi piace. Cos'altro vuole da me? Le ho raccontato tutto. Più lei mi racconta cose, meno riconosco mia madre. Laura... come ha fatto a mentirci per tutti questi anni? Forse lei non voleva perdere nessuno. Era orgogliosa di sua figlia. Orgogliosa? Ma se il giorno della mia laurea ha preferito andare alle prove dell'opera? Uno dei giorni più importanti della mia vita. E uno dei più terribili per Gloria. Ha provato a spostare la data, ma... non c'è riuscita. A spostare le prove? Solo 3 settimane prima le avevano diagnosticato un cancro al polmone sinistro. Il giorno della sua discussione era su un tavolo operatorio. Cosa? Decise di non dirle nulla per non rovinare i suoi festeggiamenti. Non me l'ha detto neanche dopo. Lei era all'estero e... nel frattempo Gloria si era ripresa bene. Io non capisco. Non voleva rappresentare un peso per nessuno. Per quanto riguarda il rapporto che ha con mio figlio, io so che la stabilità affettiva non è una delle doti principali di Alessandro. Dorma bene. Buongiorno. Bella camera d'albergo. Credo che le spese giornaliere siano un po' troppo alte lì. Allora, novità? È appena arrivato dalla stampa italiana. Un attimo.
Nella città di Prato c'è stato un incendio in uno di quei capannoni e tutti quei lavoratori cinesi si sono salvati per un pelo. Certo, ci vado subito. Ma non mi chiami per questo, vero? Esatto. Il tema del Made in Italy è senz'altro buono, ma anche difficile. Non la fare troppo complicata, se puoi. Ma Vivian... Tutti quanti cercano l'affare. Avvicina i consumatori al tema, punta su quelli che comprano per il prezzo e non per la qualità. Sì. E allaccia questo argomento al sole della Toscana, al Chianti, al tartufo, alle olive... Come piace alle nostre lettrici? Era proprio quello che volevo sentire. Bene, ciao. Laura! Buongiorno. Buongiorno. Beh, superate le scale. Buongiorno. Espresso, cappuccino? Un espresso, volentieri. Grazie. Cosa gradisce? Croissant, ciabatta, formaggio? Grazie, soltanto un espresso, devo ripartire. Spero sia stata bene qui da noi. Sì, grazie per l'ospitalità. Di niente. Alessandro, Laura deve andare via. Davvero? Volevo mostrarle i dintorni. I dintorni, come ben sai, sono sopravvalutati. Da qui quanto ci vuole per arrivare a Prato? 2 ore. Almeno. Se vuole, stasera può dormire di nuovo da noi. No, grazie. Sono ospite da un'amica che abita a Lucca. Peccato. La nostra porta per lei sarà sempre aperta. Grazie. Elisa, Laura deve andare prima a Prato e poi a Lucca. Arrivederci. Buon viaggio. Grazie. Prego. E un buon rientro a Monaco. Mi saluti tanto suo padre. Sì. Ci vediamo in ufficio. Ma che ti è preso? Come faccio a farla ritornare qui? I suoi antenati? Sì. Posso presentarglieli? Lui è Ottavio Della Torre. Nel 1910 fondò il lanificio. Ah, sì. Invece lui è molto importante perché è mio nonno, Domenico Della Torre, detto Mimmo. Mimmo, Laura. Laura, Mimmo. Salve. Durante il fascismo mio nonno Mimmo prese un grosso appalto e iniziò così a produrre abiti per l'esercito italiano. Allora... E allora? Mi farò viva. Si può sapere che hai? Niente, non ho nulla. Va tutto bene, Elisa. Emanuele, non ho trovato nessuna banca privata con il nome Hansen. Né a Monaco, e neanche su internet. Chi è Laura? Come mai la conosci? Non ti fidi di me? La mia è solo curiosità e Alessandro ha menzionato più volte il nome. Le banche private sono strutture tradizionali. Quindi? Il padre di Laura sarebbe un socio, non è il solo proprietario. Ma perché Laura è venuta qui? Chiedilo a tuo figlio. Perché continua a portare nuove ragazze.
Deve ascoltarmi bene. Questo è un mondo parallelo. Ai clandestini pagano il viaggio e loro sono costretti a lavorare proprio come fossero in un lager. 2 anni senza stipendio in ditte cinesi. Tutto questo per pagarsi il vitto e un sudicio materasso all'interno di una stanza. Alla città vanno i soldi delle tasse. Tutti ci guadagnano e sono contenti. Tutti? Sì, tutti. Tutti quelli che acquistano capi a prezzi bassi, i proprietari dei capannoni che affittano a prezzi esorbitanti e gli stessi marchi di lusso. Ecco, guardi. È una giacca di Claudio Victore. Decisamente molto costosa. Sì, lo so. E qui... Made in Italy. Già. È stata prodotta qui, dentro capannoni sudici, dove i lavoratori dormono in minuscoli locali accanto alle macchine, al centro dell'Europa, nell'inosservanza delle minime regole di civiltà. Lo sa dove siamo qui? Nel buio del XIX secolo. Già. E lei sa qualcosa dell'incendio di ieri sera? Sì. Un fornelletto a gas vicino a una macchina da cucire. I vigili del fuoco entrano solo quando accade qualcosa. Ci sono vetri oscurati per evitare che si possa vedere tutta la miseria. Di chi sono i capannoni? Bella domanda. Di mezzo mondo. I proprietari si nascondono dietro a prestanome o a dei loschi avvocati per riuscire a far arrivare i loro soldi sporchi in paradisi fiscali. Grazie. Prego. Potrei farle una fotografia? Sì, certo. Sì? Preferisco il lato sinistro. Cheese. Grazie. Andrea Cataldo, vero? Sì. Andrea Cataldo. La prego, scriva primo rappresentante sindacale. Lo scrivo subito. Salve. Ornella, posso avere il fascicolo di Montecaruso? Ok. Mi deve scusare. Com'è andata a Prato? Terrificante. Ho una domanda. Ho ricevuto una lista di società alle quali appartengono quei capannoni. Potrebbe darle un'occhiata? Certo, certo che posso farlo. Ma dovrà venire con me al porto. Più tardi, ho 2 appuntamenti. Fotografie con contadini e viticoltori. Tutto chiaro. L'aspetto. Ciao. I miei la usavano spesso. Bella? Salve. Salve. Parecchio aglio? Solo prezzemolo, sale, pepe e 150 grammi di marmellata è la ricetta segreta di mia nonna. Allora, qualche nome della lista lo conosco. Cos'hai in mente? In quei capannoni ci vivono famiglie intere. Lo so. Perché non si fa qualcosa? Perché tutti ci guadagnano. Se i clandestini non vengono pagati per 2 anni. Dopo prendono più di quanto guadagnerebbero in patria. E a lei questo va bene?
No, ovviamente. Non possiamo darci del tuo? Come ti chiami? Laura. Laura, ma è il nome più bello. Io sono Alessandro. Alessandro? Piacere. È un piacere veramente. E vivi ancora con i genitori? Sì. Perché? Tuo padre mi ha detto delle cose. Che cosa ti ha detto? Instabilità affettiva? Ha detto così. Non ha importanza. Certo, certo, certo. È importante. È importante, sì. Luna. Luna era la mia fidanzata. Ormai la mia ex fidanzata, laureata con lode, che adesso ha uno studio legale a Milano con 5 avvocati molto ben pagati. Comunque sia, noi stavamo insieme dai tempi dell'università. Pensavo che avrei potuto creare una famiglia, ma lei pensava solo alla carriera. Poi improvvisamente è rimasta incinta. E poi? E ha preferito la carriera. Allora hai fatto tardi ieri? Hai una sua foto con te? Certo che ce l'hai, fa vedere. Sì. Eccola. È di ieri. Che bello. E che occhi. In realtà mi piacciono gli uomini con dei difetti. Avrà qualche difetto? Sì, ha una ex laureata con lode. È rimasta incinta di lui e lei ha preferito la carriera. E? E inoltre mia madre ha avuto una relazione durata 25 lunghi anni con suo padre. Ora sei responsabile tu per i tuoi genitori. Ma sono stata messa in mezzo. Alessandro pensa che sia la figlia di un banchiere. È colpa di Emanuele. Inoltre sembra che lui sia un Don Giovanni. Ma tu lo cambierai? Oh, tutta la mia vita si è sciolta come un mucchio di neve al sole solamente poco tempo fa. Non puoi mollare adesso. Con Alessandro non può funzionare. Laura, per te ci sarò sempre. Conosci i nomi della lista? Santini era famoso negli anni 90, ma adesso ha chiuso. Leonardo non lo conosco. Oh, scusami. Alessandro? Ciao! Ciao! La smetti di origliare. Eravamo così anche noi.
Le ho detto tutto quello che voleva sapere. Mia madre aveva la coscienza sporca. Quando si balla, i piedi non fanno male. Aveva un piano. Se fosse stata scoperta. Non l'abbiamo mai preso in considerazione. La finanza. Un urologo. Gloria ha avuto un incidente. E è morta sul colpo. Oh, cavolo. Mi dispiace tanto. E adesso è apparsa Laura, sua figlia. È stata lei a raccontarmelo. Questo lo sa, Elisa? No. Lei ha anche dormito a casa mia. La figlia di Gloria. Sai che significa? Come posso aiutarti? Laura è una giornalista di moda, è stata a Prato e scriverà dei cinesi, dove tu guadagni milioni, facendogli produrre le tue collezioni. Non so cosa abbia in mente, ma una cosa è certa, io voglio salvare il mio matrimonio. E tu vuoi salvare il tuo nome? Pensi davvero che... se dovessero scoprire che Franco Fratinelli fa produrre le sue collezioni alla popolazione cinese stipata in un magazzino, ti lasceranno in pace? Quindi che cosa vuoi propormi? La tua società spende parecchio in pubblicità su quella rivista, per ogni copia. Vuoi dire... Beh... Oh. Oh, già. Basta lavorare. Adesso entra. Vederti innamorata mi fa male. Di uno che è così mi fa male. Vederti un po' sprecata mi fa male. Che tu gli dica sì. Prato? Posso leggere? No, solo quando è finito. Sul serio? Che cos'hai lì? Sulla schiena? Una mazza da golf. Cioè? A Palermo. Ho assistito un amico ristoratore in una vicenda riguardante tangenti. Abbiamo vinto e... questa è la risposta della controparte. È orribile. Già. Non voglio più fare l'eroe. Quindi sono tornato a Lucca e adesso mi occupo solo di questioni legali per dei ricchi e viziati. L'ufficio. Devo rispondere. Ciao, Franco. Dimmi. Sì. Gloria Hansen.
l'Opera di Monaco. Sposata, una figlia. È morta. Buonanotte. Gloria era la madre di Laura. Era cantante d'opera. Perché me lo chiedi? Ma tu come fai a saperlo? Forse sarebbe la domanda giusta. È tutto su internet. Ma cos'è un interrogatorio? Tu conoscevi questa Gloria? No. Come puoi dire di no? Perché avrei dovuto? Perché sei un appassionato d'opera. Forse non so dove sia nascosta la testa del pesce, ma io ne sento la puzza. Ti devo chiedere una cosa. Di cosa ti occupi per la Leonardo? In piscina mi è caduto l'occhio su un fascicolo nella tua borsa. Vabbè. Perché non me l'hai detto subito? La Leonardo è mia cliente. Proprietaria di immobili a Prato, che affitta i suoi capannoni ai cinesi. Sì. E tu che cosa c'entri? Ho preparato io i contratti. Di locazione? Anche. E Leonardo sarebbe il nome di famiglia? Oppure no? Laura? Sì. Ah, che c'è? Esiste ciò che si chiama segreto professionale. Ah, va bene. Io ho ancora una domanda. Ok. Purché sia una. D'accordo. Cosa siamo noi due? Ah! Cosa? Ho trovato la risposta. Ah sì? Dimmela. Dunque, avremo tre figli. Come? Avremo due gatti e un cane anche piuttosto maleducato. Beh, Giovanni, fatto colazione? Ciao Franco. Al volo. Ho fatto tutto. Grazie, perfetto. Andrà tutto bene. Devo andare in aeroporto. Sì, ciao.
Pronto? Salve, sono Laura Hansen. Come sta? Splendidamente. Quando sento la voce di una bella donna, cosa posso fare? Ecco, su quella lista c'è anche la Leonardo. Può dirmi qualcosa al riguardo? Se preferisce può mandarmi un'email. Ok. Grazie, molto gentile. A presto. Emanuele, per caso le dice qualcosa il nome Leonardo? C'è un viticoltore di nome Leonardo. Oppure la Leonardo delle costruzioni o la Leonardo da Vinci. Non mi fraintenda. Non ho nulla contro di lei. Anzi, le sono molto grato per avermi comunicato personalmente quella terribile notizia. Ma se vuole lasciare qui un cumulo di macerie, sappia che Alessandro starà con la sua famiglia. Come fa ad esserne certo? Sa, i figli amano le madri e le madri amano i loro figli. Se la verità dovesse venire alla luce, allora Alessandro non correrebbe mai da lei, ma dalla sua mamma. La famiglia è il cuore della nostra Italia. La cosa più importante per ogni italiano. Laura, Emanuele vuole solo impressionarti, credimi. Se Alessandro ti ama veramente, allora... Oh, un'email, aspetta un attimo. Ah, è un'email di Cataldo. La Leonardo è una holding fondata nel 2004 di proprietà della famiglia Della Torre. Ah. Non solo hanno fatto i soldi con il loro lanificio sotto Mussolini, ma sono proprietari di vari immobili a Prato. Oh, tra gli altri quel capannone che è andato a fuoco. Cavolo. Scusami un secondo. Sono Laura Hansen, salve. Ho appena letto la sua email. Crede che per quell'incendio Della Torre verrà indagato? Chi dona a Prato un intero campo di calcio difficilmente viene indagato. E chi ci sarebbe a capo di quella holding? Della holding? Emanuele Della Torre. Solo lui? Non c'è anche Alessandro Della Torre? No. Il patrimonio è distribuito tra partecipazioni societarie. Macchinari, moda, ma le ho già scritto tutto. Senta, Laura... Se vuole saperlo. Quei due capannoni appartenenti ai Della Torre non sono altro che... minuzie. Minuzie? Ma potevano morire molte persone. Sono almeno corresponsabili. Forse moralmente. Già. Ma li affittano soltanto. E chi è il responsabile per tutta quella miseria? Le autorità e le amministrazioni locali. E che cosa farebbero? Quello che fanno le autorità e le amministrazioni italiane. Grazie. Prego. Alessandro sta mentendo. Lui sa tutto quanto. Devo andarmene. Vuole andarsene? Lei sa che a Prato abbiamo due enormi capannoni? Perché né Alessandro né Emanuele me l'hanno detto? Forse perché Emanuele è un bugiardo patentato. È anche uno smemorato. Villa Borghese per sabato scorso. Era nella sua giacca. Adesso devo andare. Quella camera è stata prenotata ben 6 mesi prima. È stato un piacere conoscerla. Sul serio. Grazie di tutto. Perché lei si è incontrata lì con Emanuele? Il portiere non era giovanissimo, ma lui l'ha riconosciuta senza alcun dubbio nella foto che gli ho mostrato dal cellulare.
Mi scusi, io non la sto accusando di avere una relazione con Emanuele. Per quanto ai vecchi gatti possa piacere del latte fresco. Ora devo proprio andare. A dire la verità, ad insospettirmi, è stato quel biglietto. A nome di sua madre. Un colpo di vento lo ha fatto cadere dal tavolino. Gloria Hansen. Era sua madre, vero? Monaco, Pisa e ritorno. Perché lei si è incontrata in quell'hotel con Emanuele? Che cosa vuole che le dica? Se Emanuele aveva iniziato una relazione con sua madre! La prego, Laura. Lei deve dirmi la verità. Chi vuole proteggere? Un uomo che mi ha mentito. Il suo silenzio non salverà il matrimonio. Da quanto si conoscevano Gloria ed Emanuele? Da quanto, Laura? Io so che lo sa! Da 25 anni. Pronto? Puoi passare al video? Stai bene? Che c'è? La buona notizia è che ti pagheranno in anticipo. Quella brutta è che Prato finisce qui. Ma è un pezzo fantastico. Non c'è spazio nella rivista. Posso accorciarlo? È una decisione della direzione. Ma... Vivian! Vivian! Sì? Almeno dimmi che cosa succede. La decisione è definitiva. Vivian! Vivian! Mi vuoi dire che cosa sta succedendo? Ecco, ci ha scritto un avvocato. Per conto di chi? Per Franco Fratinelli, investitore pubblicitario. E? Ha saputo del tuo articolo e minaccia di cancellare gli investimenti con l'editore. Ma come ne è venuto a conoscenza? Io non ne ho idea. Ma sai che il profitto vince sempre su una scomoda verità? Come si chiama l'avvocato? Aspetta. Alessandro Della Torre? No, Rossi Ferro Della Torre. È uno studio di Lucca. Ancora una cosa. Non pensare neanche per un secondo di vendere l'articolo a qualcun altro. Alessandro, come hai potuto mentirmi e nascondermi tutto questo? Elisa? Elisa? Dimmi, Emanuele. Ciao. Com'era la nuova grappa? Buona. Ho una sorpresa per te. Due biglietti aerei. Per la prima settimana di dicembre. Per vedere la mostra di Matisse, a Monaco. Ah, bella. L'hai sempre voluta vedere. Così magari potremo anche conoscere i genitori di Laura. Forse... buona idea. Purtroppo lei e Alessandro si sono appena lasciati. No. È successo qualcosa? Lei si sente tradita da lui? In realtà a me era simpatica. Oppure preferisce andare in un altro periodo, tipo ad agosto, non lo so. La tua borsa è già pronta, Emanuele. Con mutande, magliette e due maglioni caldi. Sulla barca potrebbe fare molto freddo. Oppure preferisci trovarti una camera?
Elisa. Al Villa Borghese, magari. La numero 23, che ne dici? Perché? Elisa. Tu potresti anche dirmi cose del tipo: ora tu stanne fuori. Oppure è da molti anni che volevo farla finita con te. Elisa. Io non volevo perderti. Emanuele. Io volevo invecchiare insieme a te. Sì, ma possiamo farlo ancora. Possiamo ancora invecchiare insieme. Certo, adesso che lei è morta. Sì? Volevo ringraziarla ancora. Non sarei dovuta venire qui. Non siamo certo noi le colpevoli. Posso chiederle un'ultima cosa? Da quanto ne era a conoscenza? Solo un paio di giorni. E suo padre? Ha intenzione di dirglielo? Perché? Per rovinare tutti i suoi bei ricordi. Lo invidio per questo. Riuscirà a perdonare sua madre? Io lo spero. Un giorno. È un vero peccato esserci conosciute in una situazione come questa. Forse altro che dovrei sapere di mia madre. Come me, anche lei è tra i cattivi. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Sarà la distrazione, sarà, che ho sempre sale in bocca. Ciao, mamma. Ma che cosa c'è? A volte ci sono buoni motivi per ricominciare. Sì, ma non dopo 10 anni. Cosa saranno 10 anni? Un tempo lungo. E allora cosa sono 25 anni? Beh... Cosa sono 25 anni? Io... Un quarto di secolo. Sì. E per un quarto di secolo tuo padre ha avuto una relazione con la madre di Laura. Per ben 25 anni. Ogni ultimo fine settimana di settembre. Chiedi a Laura, mentre prepara le valigie. Laura. Quello che dovevo dirti lo trovi in camera tua. Sai una cosa? Non ti permetto di prendermi in giro. Sei troppo codardo per chiamare tu. Chi? La mia redazione. Come, scusa? A chi ho pestato i piedi? A te? A tuo padre? Franco Fratinelli o alla Leonardo? Laura. Stammi a sentire. Il fatto che il tuo studio legale abbia chiamato in redazione alle mie spalle, io Laura, l'ho trovato meschino. Laura, adesso ascoltami. Mentre io sto Laura. Ancora a letto accanto a te come fossi una stupida oca. Ti prego, non mi lasciare. Ma puoi ascoltarmi, Laura? Ora è troppo tardi, tu mi hai ingannata. Cosa? Laura. Sei solamente un misero avvocato al quale interessano più gli affari e i profitti piuttosto che la vita delle persone. Ma come ho fatto a fidarmi di te?
E la storia della figlia del banchiere, eh? E la relazione dei nostri genitori, sapevi tutto! Non abbiamo sbagliato, tutti e due! Ci sono due nuovi messaggi. Primo messaggio inviato alle ore 11:57. Laura, ho letto la lettera. Sì, è stato un errore non dirti nulla di Prato. Ma dai! Ho controllato adesso allo studio. Il mio collega Enrico Rossi ha proceduto per conto di Fratinelli senza comunicarlo. Sì, certo. Tu forse non mi crederai. Mai. Se anche mio padre è coinvolto, lo saprò a breve. Laura. Mi dispiace. Ma andare a raccontare tutto a mia madre prima di discuterne con me è stato crudele da parte tua. Sei un idiota. Che cos'è? Una vendetta verso mio padre? Non ne voglio più parlare, ok? Laura, vedi il lato positivo. E quale sarebbe? Ora sai molte cose su tua madre. Avrei voluto saperle da lei stessa. Questo non si può cambiare. Ma tu? Il rapporto con gli altri? Intendi dire il perdono? Mi serve ancora del tempo. Ma una cosa mi è chiara. Non vendo il mio silenzio. Io non prenderò neanche un euro dalla mia casa editrice e pubblicherò tutto. Ciao, papà. Franco dice che è stata tutta un'idea sua. Sarà così? Papà, hai ingannato anche me. Franco può averlo saputo solo da te, per chi lavorava Laura. Non ha più importanza. Invece è molto importante. Alessandro. Per 25 anni hai tradito mamma. Non sei maturo abbastanza. Hai rovinato la nostra famiglia. Ho fatto un errore, ok? Lo chiami errore? Va bene, hai ragione. Laura è fuggita via, pensando che ci fossi io dietro a tutto. Hai 5 secondi esatti per rispondermi. Tu o Franco, o siete coinvolti entrambi? Avrei dovuto permettere a Laura di mandare all'aria un matrimonio. Ma sei stato tu! È solo colpa tua! Un'altra cosa. Io e la mamma, noi venderemo quei due capannoni. E non ci importa nulla di che cosa ne pensi tu. Ottimo. Li svenderete? Non sono abbastanza maturo per capirti. Adesso noi due ci beviamo un po' su. Oh, stop, grazie. Ah, salute.
Al tuo articolo? Oh. Sì? Emanuele, cosa? Come hai il tuo numero? Posso chiederle come ha avuto il mio numero? Sì? Laura? Non ci sono. No, è ancora in giro. Mm-hmm. Sì, lo faccio. Sì. Allora? Dice che una volta gli hai detto il mio nome. È vero? E che cosa voleva? Sembrava alquanto depresso. Vorrebbe che lo richiamassi. Non se ne parla. Vuoto. ...650 like su investigate.de. E ci sono degli ottimi commenti sul tuo articolo. Sarà Alessandro. Buongiorno. Posso essere rapida? Sai di aver violato il nostro accordo. Il tuo articolo è soltanto un attacco gratuito a Fratinelli. Non ho promesso nulla. Di conseguenza, la direzione non ha apprezzato questa condotta e ti dà l'opportunità di poter scrivere tutti i tuoi articoli da qualche altra parte. Sul serio? Da oggi sei fuori da Boo. Personalmente mi dispiace. E ti auguro tutto il bene. Grazie. Oh. Di un po', sono impazziti. Si va avanti cambiando strada. Testa alta, bella. Sicura di non voler richiamare Alessandro? Laura. Mi scusi. Alessandro non c'entra nulla con quell'iniziativa presso il suo giornale. Iniziativa? Sì. È tutta colpa mia, mi dispiace. Non importa. Anche Alessandro sapeva tutto. Prato, i capannoni, perché fossi qui. La fiducia è un'altra cosa. All'incirca un anno fa sua madre mi inviò questa mail. Credo possa interessarle. Grazie. Odi pure me, ma non Alessandro. L'ha mandata lui qui? No, la mia coscienza sporca. Laura, buona fortuna comunque. Ne avrò bisogno. Legale Rossi, Ferro della Torre, buongiorno, come posso aiutarla? Ioanna Tassinaro, posso parlare con Alessandro della Torre? È importante. Riguardo a cosa, scusi? Adesso mi ascolti bene. Lo chiami oppure gli mandi un messaggio o faccia qualsiasi altra cosa, altrimenti piangerà per il resto della sua vita. Pensavo di conoscerlo. Già, anch'io pensavo di conoscerlo. Era come una parte di me.
Col passare del tempo ne capiremo anche i motivi. Ah, non c'è nulla da capire. Mamma, chiunque può sbagliare. Ieri ero in barca da lui. Spero stia davvero male. Non sta solo male, sta soffrendo. Gli manchi tanto, ne sono certo. Non vuoi neanche parlargli? No, è impossibile. Mai e poi mai. È troppo presto. Lui dovrebbe venire qui, in ginocchio. E lo farà. Tra poco avrà fame. Sì, e da me riceverà solo un minestrone sciapo. Hai contattato Laura? È finita. Non risponde. Mamma, lei lo ha spento. In effetti ci sarebbe un'ultima possibilità. Sì, dai, sbrigati che devo andare. Sì. Sì. Com'è che si chiama? Hansen? Ok, ok, è chiaro. Ciao Alessandro, vai, vai, vai. Che succede? Te lo dico dopo. Perfetto, grazie, buon andare. Buona giornata. Buongiorno, un controllo. Mi dia la patente. Ok. Ah, lei è Laura Hansen. Sì. Bene. I documenti, prego. Dobbiamo controllare. Alessandro, sì, sbrigati, non posso trattenerla per sempre. Può scendere dal mezzo? Il kit di pronto soccorso. È scaduto. Davvero? Sì, da un anno. Purtroppo questo è scaduto. Già. Mi faccia vedere anche il gilet di sicurezza. Va bene. Sarà di qua. È scaduto anche questo? Potrebbe indossarlo? Indossarlo? Sì, dovrebbe indossare il gilet di sicurezza. In Germania non l'ho mai fatto. In Germania è tutto diverso. Sì, sì, è vero. Quindi? Bene. Può bastare, grazie. Grazie, può andare. Ok. Grazie. Ecco a lei. E buon viaggio. Arrivederci. Buongiorno.
se non arriva? Se non arriva, che facevamo? La tenevamo qua tutto il giorno? E che devi fare? Lei dov'è? Non potevamo bloccarla di più. Da quanto se n'è andata? 10 minuti? Anche di più. Grazie, ragazzi. Piano, piano! Buona fortuna! Oh, andiamo! No, ti prego! Non di nuovo! Oh. Salve, sono Laura Hansen. La settimana scorsa ho avuto un problema alla macchina. Sì, di nuovo. Può passare a prendermi? In mezzo alla statale, prima dell'Aurelia. Grazie. Da quando mi sono ammalata sento il bisogno di fare un po' di chiarezza. Cosa accadrebbe se venisse tutto alla luce? Laura avrebbe più fiducia in me. In una madre che ha mentito alla figlia e al marito per 25 anni. Mi manca il coraggio di dirle la verità. Sì, ti ho amato, Emanuele, ma volevo preservare anche le nostre famiglie. Ho paura di perdere un giorno la mia Laura. E di non fare in tempo a dirle: Laura, ti prego, perdonami. Parte.